Ben trovati, benvenuti o bentornati a tutti, carissimi amici e amiche, per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi intitolato La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Ricordo sempre che, qualità della connessione permettendo, per chi segue in diretta, questa catechesi va in diretta sui miei tre canali YouTube, Telegram e Instagram, quindi se ci dovessero essere disgraziatamente problemi di connessione su una e qualcuno volesse seguire, si sposti di luoghi, insomma, perché purtroppo ricordo, che la zona dove mi trovo attualmente, dove ancora non c'è la fibra, presenta vari problemi di connessione a cui cerco di ovviare con gli strumenti che ho a disposizione, ma non sempre si riesce a farlo in maniera efficace, anche perché non sempre la qualità della banda è sufficiente, accettabile, e non sempre i gestori riescono a garantire questa cosa qui. Scusate se, ecco, specifico questa cosa perché faccio il possibile. Tenete sempre presente comunque che il video poi sarà pubblicato su YouTube e a breve anche il podcast, come sempre, sul mio sito web. Allora, stiamo nella sezione dedicata alla contemplazione della figura della Madonna come secondogenita del Padre. L'abbiamo visto la volta scorsa, il senso in cui intendere questa espressione, il senso corretto che lo ha indicato Gesù negli scritti che abbiamo visto la volta scorsa. Oggi siamo ancora in questa sezione perché fa vedere, mi sembra che la volta scorsa abbiamo terminato vedendo come la Madonna fosse seconda a Cristo anche nell'opera della redenzione, nel senso che ha partecipato in maniera del tutto singolare e particolare all'opera della redenzione compiuta dal Signore per volontà di Dio, in maniera certamente subordinata e dipendente da Gesù, ma non per questo meno vera e efficace. Lo ha fatto in maniera del tutto unica, quindi a titolo del tutto singolare. Mentre invece oggi vedremo in che senso la Madonna può dirsi seconda a Cristo dopo Cristo nella risurrezione e poi seconda dopo Cristo nella dilezione eterna. Ecco, speriamo di riuscire a farli tutti e due, anche se nel secondo paragrafo c'è una parte un pochino teologico-discorsiva che noi salteremo. Io vorrei dare più che altro in queste catechesi risalto agli scritti, ecco, non tanto ai commenti teologici vari. Però chiaramente questo testo è anche un pochino concepito come manuale di Mariologia e quindi ci sono delle sezioni, evidentemente, in cui è necessario qualche approfondimento di tipo teologico, no? Ostante, diciamo, la natura divulgativa non accademica di questo ciclo di catechesi, ecco, preferisco stare un pochino su un taglio più polarizzato sugli scritti. Allora, passiamo subito al brano di oggi. Seconda dopo Cristo nella risurrezione, nel mio formato digitale del testo è a pagina 115. Oh, ricordo che il testo La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Qualcuno mi fa delle domande, ovviamente come tutte le opere di Maria Valtorta, non faccio pubblicità, nessuno pensi che ci tragga il minimo centesimo perché le mie attività apostoliche sono assolutamente gratuite. Sappiate che se trovate qualcosa di mio che a pagamento non sono stato io a metterla in giro, state tranquilli su questo lato qui. C'è solo una cosa di tutte le cose che ho fatto che sta in giro a pagamento, solo una, che è uno dei libri che ho scritto, che ovviamente è disponibile in formato digitale come tutti quelli che ho scritto in maniera assolutamente gratuita, che però a suo tempo mi chiese di pubblicarlo alla MIMEP. Loro l'hanno pubblicato senza che io ci facessi il minimo centesimo, l'unica cosa che mi diedero era un certo numero di copie che poi ho regalato e che sono andate esaurite. Quindi questo sia, ecco, sia sempre noto e chiaro. Se chiunque trovasse qualcosa sotto al nome di Leonardo Maria Pompei che costa, fosse anche 5 centesimi, non l'ho messo in giro io. Anzi, mi avverta, ecco perché provveda a fare le dovute diffide. Però la Madonna, ovviamente gli scritti del Centro Editoriale Valtortiano non sono gratuiti, sono a pagamento. Ecco. La Madonna negli scritti di Maria Valtorta è disponibile sia nel formato cartaceo che in formato digitale.
è una delle ultime opere, insomma, che hanno pubblicato in forma digitale. Bisogna cercare lo store di Maria Valtorta e si può acquistare direttamente la versione digitale oppure il libro. Ripeto, questo lo dico, cioè, non per fare pubblicità al centro editoriale Valtortiano, ma perché a mio avviso è un libro che merita di essere letto. E siccome è stato pubblicato da una casa editrice che c'ha ovviamente dei costi, c'ha un costo, d'accordo? Però, ecco, quindi, il formato digitale si chiama pagina 115. Leggo. Siamo sempre nella famosa nota che abbiamo già visto la volta scorsa, una nota marginale e autografa inserita nella copia dattiloscritta dell'opera. Dice che la Madonna è anche seconda nella risurrezione, perché pur essendolo passibile al dolore della cura redentrice, non poteva essere passibile della morte comune degli uomini. Attenzione a questo passaggio. E ciò per il privilegio della sua immacolatezza e per quello della sua maternità divina. Quindi il suo morire, se morire può dirsi il separarsi di un'anima dal corpo non per malattia ma per estasi suprema, non conobbe sepolcro e corruzione, ma rapida riunione del corpo, assunto dagli angeli al cielo con lo spirito rapito all'empire dall'eterno trino amore. Qui devo fare una piccola parentesi, diciamo così, teologica. Perché oggi è la festa di San Francesco d'Assisi. Ecco, sappiamo che i francescani si sono distinti per l'amore alla Vergine, come anche i domenicani. Allora, io ci tengo a dire questa cosa perché il Signore ha voluto, a mio modestissimo avviso, distribuire doni e carismi in modo tale che nessuno possa dire io sono il migliore di tutti. Questo vale sia per quanto riguarda i teologi, sia per quanto riguarda gli ordini religiosi. Allora, i francescani entrarono in conflitto con i domenicani a proposito della dottrina mariologica su due punti. Primo, l'Immacolata Concezione e secondo, la morte di Maria. Non l'Immacolata Concezione, aspetta un momento, sull'incarnazione del Verbo, sulla questione. Il Verbo si sarebbe incarnato senza il peccato dell'uomo? È noto che San Tommaso afferma di no. L'incarnazione di Cristo è finalizzata alla redenzione, per cui se non ci fosse stato il peccato non si sarebbe incarnato nostro Signore. Ma Du Scoto, noto teologo francescano, disse no, non è così. Se non ci fosse stato il peccato il Verbo si sarebbe incarnato ma non avrebbe sofferto, ma l'incarnazione era una nobilitazione della natura umana e sarebbe avvenuta lo stesso. Bene, su questo c'hanno ragione i francescani. Ma sulla fine della vita terrena di Maria, con tutto il rispetto, i francescani hanno torto, per quanto riguarda la mia personale opinione, perché i francescani affermano che la Madonna, certamente, è immacolata, quindi per carità, non sarebbe dovuta morire, per carità, ma per la sua piena e più perfetta conformazione a Cristo passò per la morte e risorse dopo 3 giorni, ma quindi ebbe una morte vera. Qui Gesù lo smentisce, io non proprio, cioè questo proprio non è, cioè se vedremo poi come dall'altra parte, perché questa è una questione ancora evidentemente aperta da un punto di vista teologico, anche Pio XII, proprio perché sapeva che c'erano questi conflitti nel dogma dell'Assunzione, non ha volutamente preso posizione, ma io questo non ci crederò mai. Quello che abbiamo appena letto è che la Madonna morta può chiamarsi morire il separarsi di un'anima dal corpo non per malattia ma per estasi suprema, per poi essere ricongiunta, perché questa è la fine della vita terrena, come vedremo, di Maria Santissima narrata da Maria Valtorta, in concomitanza con una certa tradizione teologica distinta da quella francescana. Ecco, diversa, distinta. E a mio avviso su questo i francescani hanno visto male, d'accordo? Ecco, però questo il Signore distribuisce doni e carismi in giro. Io penso anche che è sempre molto importante, questo vale anche per noi, e attenzione a non essere mai faziosi o di parte. Non c'è nella Chiesa Cattolica, ecco perché è così pluriforme, nessuno che possa dire
Io sono perfetto in tutto e gli altri se sbagliano. Tu dici, hai scoperto l'America, Leonardo? Dico, sì, scoperto l'America, ma guardate, questo è facile a dirsi, ma difficile a pensarlo, perché, ecco, sotto sotto tutti pensano un pochettino di essere... invece, anche se questo grande filosofo lo diceva in chiave non del tutto accettabile, ma non è questa la sede per approfondire, Hegel, certamente un grande filosofo, anche se da Hegel sono nati gli opposti totalitarismi del comunismo e del nazismo, però era comunque un genio, e Hegel diceva sempre che il vero è nell'intero. Cioè, ripeto, anche se questa frase dentro il suo sistema presenta molti punti interrogativi, nel senso che lui non la intende esattamente così come la sto spiegando adesso, però è una frase che io trovo sempre molto molto corretta, nel senso che noi non dobbiamo abbracciare un partito, d'accordo? A priori. Allora, siccome i francescani hanno detto bene sulla incarnazione, allora dicono sempre bene. Questo non è affatto detto, questo qui. Non è affatto detto. Come dice San Paolo, dice, ascoltate tutti, esaminate ogni cosa, ma ritenete ciò che è buono. Io personalmente ho sempre avvertito anche gli orientamenti teologici, no? Gli agostiniani, i tomisti, adesso per quanto riguarda i contemporanei, chi sta con von Balthasar, chi sta con Rahner, chi sta con Danielou, chi sta con Chenu, chi sta con De Lubac. Ci sono delle cose che ha scritto von Balthasar e sono molto belle, altre che sono da dimenticare per quanto mi riguarda. Ci sono delle intuizioni di Rahner che sono belle, altre cose che sono assolutamente da dimenticare, per cui io ritengo sempre assai ragionevole, prudente, sensato non fare scelte di parte. Questo a mio avviso vale anche in politica, questo qui, eh? La Chiesa non fa politica, nel senso che, cioè, quello che noi cattolici dobbiamo badare, quello a cui noi cattolici dobbiamo sempre badare, sono le cose che vengono concretamente fatte, le scelte fatte, e anche le scelte fatte devono prescindere in certe circostanze dagli schieramenti faziosi politici che io devo fare per forza così, perché siccome sto da questa parte, questi sono i miei principi, allora devo per forza fare in questo modo, perché poi la faziosità diventa ideologia e l'ideologia diventa veramente un pericolo. Adesso comunque non vorrei divagare queste cose qui, ecco che ci andiamo a complicare la vita, però è importantissimo pensare questo, cioè vedere come in Maria si vede, mantenendo integra la sua persona, quello che sarebbe successo a noi, e si vede proprio come la morte, come dice San Paolo, il pungiglione della morte è il peccato, il pungiglione, cioè avete visto, no? Cioè, per morire con una puntura di scorpione, lo scorpione mi deve prendere la coda dove c'è il veleno e pungicarmi, se no io non muoio di puntura di scorpione, d'accordo? Oppure se mi mozzica una vipera, i denti me li deve mettere dentro la carne, iniettarmi dentro la carne il veleno, no? Dopo muoio, ma se la vipera non mi ha mozzicato, io non muoio di quella cosa lì. San Paolo usa il termine, il pungiglione della morte è peccato, cioè il pungiglione, cioè se tu vieni punto dal peccato originale o attuale muori, ma se non vieni punto non muori. E il motivo per cui nostro Signore Gesù Cristo è morto è perché lui doveva essere il Redentore, quindi doveva soffrire nella carne e entrare lui nella nostra morte, ma non era affatto necessario che la Madonna, che ha una funzione completamente subordinata a Cristo, facesse questa cosa. Tanto è vero che Dio alcune cose alla Madonna non gliela fate soffrire, per quanto ne sappiamo, almeno poi ci stanno i misteri segreti di quello che è successo nella vita nascosta, che è stata tutta la vita nascosta della Madonna, ma nei Vangeli non ci dicono questo qua. La Madonna non è andata in croce, la Madonna non è stata flagellata a sangue davanti a tutti. Se usasse la disciplina, la Madonna lo sa, lei lo sa, ma non è stata sicuramente flagellata davanti a tutti, d'accordo? Assolutamente. E non è stata coronata di spine, ma non davanti a tutti, d'accordo? Che poi nostro Signore gli abbia fatto vivere queste cose in maniera interiore, mistica, spirituale, io personalmente non ho nessun dubbio. Però
non è stata esattamente la stessa cosa la sua partecipazione alla redenzione. Per cui, mentre Gesù è dovuto morire perché ha dovuto prendere su di sé la nostra morte, la Madonna non ha fatto necessaria che in questo seguisse le orme del figlio, e non le ha seguite, perché nella mente di Dio era più importante che la vicenda di Maria ci mostrasse a tutti come sarebbe stata la vita senza il peccato. Certo che la Madonna ha sofferto, la spada le ha trapassato l'anima, perché? Perché è entrata come Gesù in un mondo schiavo del peccato, ha dovuto vivere una vita in vista dell'essere collaboratrice con Cristo per l'opera della nostra redenzione. E purtroppo ciò che semina il peccato è morte, dolore, sofferenza, e per redimerlo bisogna farlo proprio e offrirlo, d'accordo? Ma non necessariamente la morte fisica, non per la corredentrice, per il redentore sì, ma non per la corredentrice. Ecco, questo è molto importante, ecco. Quindi su questo anche cari francescani che siano un pochino, perché essere francescano non vuol dire necessariamente, almeno a mio avviso, dover aderire ipso facto a tutte le cose, come dire, formulate dalla teologia francescana. Io, come sempre ripeto, più tempo passa e più sono assai refrattario a questo tipo di impostazione schierata a priori, d'accordo? Una presa di campo. No. Si vedono i singoli aspetti, si vedono i singoli problemi. Se hai visto bene, hai visto bene. Se hai visto meno bene, hai visto meno bene. C'è l'esempio del grande Aristotele. Grande Aristotele non sarebbe esistito senza Platone, d'accordo? Ma Aristotele non ha sentito nel cuore, come dire, una soggezione tale da dover seguire Platone anche nelle cose in cui egli errava e il discepolo vide meglio del maestro. C'è la famosa frase, no? Amicus Plato, sed magis amica veritas. Cioè, io ti sono grato per tutto quello che mi hai insegnato, ma se in una cosa, pur essendo tu in perfetta buona fede perché sei convinta che sia vera, ma io con la mia testa e con la competenza acquisita e con i miei studi vedo che è vero qualcos'altro, non c'è nessuna forma di soggezione, no? Allora, quindi la risurrezione della Madonna, si può parlare di risurrezione della Madonna in senso molto sui generis, d'accordo? Quindi il termine risurrezione, qui è bene che leggo quello che dice Roschini, come vedremo quando tratteremo dell'assunzione, va preso in senso largo, poiché in realtà, secondo la Valtorta, attenzione, non vi fu separazione dell'anima dal corpo della Vergine, attenzione, ma sola separazione dello spirito dal corpo a causa di un'estasi suprema. E anima e spirito in Occidente, dalle nostre parti, è chiamata parte inferiore e parte superiore dell'anima. La separazione della parte superiore dell'anima o spirito è possibile. E chi conosce qualcosa, per esempio, facciamo un caso di attualità, i veggenti di Medjugorje, quando vanno in estasi, che cosa succede? Succede, o veggenti di Medjugorje, adesso poi bisogna vedere se è vero, un veggente, un mistico, uno che c'ha un rapimento, che succede? Succede che la parte più nobile dell'anima, quella dove risiedono le nostre facoltà superiori, l'intelletto, la volontà, la memoria, viene astratta dal corpo, esce in un certo senso dal corpo. Attenzione però, non esce tutta l'anima, esce la parte migliore, per farci capire un pochettino. Per cui allora succede che la persona perde i sensi, il cuore gli batte, ma se gli metti la mano addosso è fredda, se gli muovi la mano davanti agli occhi non batte le palpebre o cose di questo genere. Quindi, allora, quello che vedremo quando si parla dell'assunzione è che la Madonna per 3 giorni è stata così. Quindi è stata in questo stato di, come dire, inattività corporea dovuta all'assenza della coscienza e dell'esercizio dei sensi, ma non alla morte in senso stretto, perché con la morte in senso stretto non c'è semplicemente un'assenza di esercizio sensoriale, ma il cuore non batte più, d'accordo? L'elettroencefalogramma è piatto, quindi la persona, l'anima nel corpo non c'è proprio più per niente.
Si separa dal cadavere. Ecco, la Madonna cadavere, ecco, non c'è stata mai. 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 Allora, per cui, proseguo la lettura, si ebbe la riunione dello spirito, non già dell'anima al corpo di Maria. Spero che sia stato chiaro questo passaggio. Solo perciò in senso largo si parla qui di risurrezione, perché in senso stretto è risorto il nostro Signore Gesù Cristo. Quando San Tommaso d'Aquino parla della morte di Gesù, e parla molto bene, dice: che cosa è successo? Allora, con la morte di Gesù, che cosa è successo? L'anima di Gesù si è staccata dal corpo, completamente. E, attenzione però, sia l'anima che il corpo sono rimasti uniti alla persona di Gesù Cristo nell'unione ipostatica, ma il corpo era un cadavere. È rimasto per poche ore, ma è il corpo di Cristo non è stato, non si è soggetto alla corruzione, perché è risorto nel giro di 36 ore. In 36 ore non inizia nemmeno il processo di decomposizione, ma era un cadavere. La sua anima è scesa agli inferi e la mattina della risurrezione la sua anima si è ricongiunta al suo corpo che era morto veramente, cioè la morte di Gesù Cristo non era apparente. I primissimi padri della Chiesa, voglio dire, è morto veramente e è veramente risorto. La Madonna non è morta veramente e quindi non si può dire che è veramente risorta, ma è risorta in senso largo, così come è morta in senso largo, non in senso stretto. Ecco. Una tale risurrezione, tra virgolette, quindi risurrezione in senso largo, era dovuta alla Vergine in forza della sua associazione quale con Redentrice e Redentore tutta l'opera della nostra salvezza, indissolubilmente uniti nella lotta, ossia nella redenzione, che è una lotta per rovesciare il dominio di Satana sul mondo mediante il peccato e la morte, dovette essere unita anche nel trionfo su Satana, sul peccato e sulla morte, ma in questo senso largo. Infine la Madonna è seconda dopo Cristo per dilezione eterna. La nota, famosa nota da Tiro scritta, termina dicendo: seconda infine per direzione eterna di Dio, uno e trino, che dopo essersi dall'eternità e per l'eternità infinitamente amato nelle sue tre persone, amò colei che sarebbe stata sua figlia, sposa e madre santissima. Allora, sappiamo bene, abbiamo già visto, che l'amore con cui le tre persone divine si amano è infinito ed è eterno. Primo, ma c'è anche un amore di Dio verso la creazione, e il primo grande amore di Dio è verso la santissima umanità del Verbo, che è stato il primo pensiero ad extra della Santissima Trinità, ma il secondo verso quella pura creatura che sarebbe stata madre del Verbo, ma al tempo stesso figlia prediletta del Padre e sposa santissima di Dio, che è la Madonna. E quindi, attenzione, la chiave, scrive Roschini, la suprema ragione di essere, di tutta la singolare grandezza, di tutta la singolare perfezione di Maria Santissima, va ricercata nel singolare amore di Dio uno e trino per lei fin dall'eternità. La Santissima Trinità, prima di tutto, ama infinitamente se stessa, e questo è il primo amore, ma dopo aver amato se stessa, la Santissima Trinità ha amato prima di qualsiasi altro Maria, ed è questo il suo secondo amore. La ragione poi di questo amore secondo della Santissima Trinità per Maria va ricercato nel fatto che ciascuna delle tre persone dell'Augustissima Trinità vede in lei la persona fra tutte la più cara. Il Padre infatti vedeva in lei la sua futura figlia prediletta, il Figlio vedeva in lei la sua futura madre direttissima, lo Spirito Santo vedeva in lei la sua futura immacolata sposa. Qui risuonano le parole del Montfort, chi recita la coloncina alle 12 stelle conosce a memoria: Ave Maria, figlia di Dio Padre, Ave Maria, madre di Dio Figlio, Ave Maria, sposa dello Spirito Santo. Ave Maria, adempiere tutta la Santissima Trinità. Ecco. Con ragione, perciò, l'opera di Maria Valtorta applica alla Vergine
quanto starò detto della sapienza nel capo ottavo del libro dei Proverbi. Ora, questo che stiamo per leggere, in diverse messe della Beata Vergine Maria del nuovo missale con le 46 messe per la Madonna, viene proclamata in diverse messe mariane. Io non so se quando è stata scritta quest'opera il messale mariano era già uscito, perché poi Roschini è morto. Quindi quello che lui qui dice sarebbe poi diventato l'ex orandi della Chiesa, quindi la consacrazione liturgica è proprio il massimo che si possa avere per una certa ricostruzione, e quindi quello che sarebbe successo nel messale acclara al 100% quello che qui adesso Gesù ci dirà e che evidentemente sottoscrive innanzitutto il noto mariologo. Dice Gesù: vieni e leggi le glorie di lei nel libro dell'Avo, libro dei Proverbi, capitolo 8, versetti 22-31. Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio avanti la creazione, ab eterno fu stabilita, al principio, avanti che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi, ed io ero già concepita. Non ancora le sorgenti delle acque rigurgitavano, e i monti erano eretti nella loro grave mole, né le colline erano munite al sole, che io ero partorita. Dio non aveva ancora fatto la terra, i fiumi e i cardini del mondo, ed io ero. Quando preparavo i cieli ero presente, quando con legge immutabile chiuse sotto la volta l'abisso, quando rese stabile in alto la volta celeste e vi sospese le fonti delle acque, quando fissava il mare i suoi confini e dava legge alle acque, quando dava alle acque la legge di non passare il loro termine, quando gettava i fondamenti della terra, io ero con lui a ordinare tutte le cose, sempre nella gioia scherzavo dinanzi a lui, continuamente scherzavo nell'universo. Gesù dice: le avete applicate alla sapienza con la S maiuscola, ma parlano di lei. La bella madre, la santa madre, la vergine madre della sapienza, che io sono che ti parlo. Ho voluto, dice ancora Gesù, che tu scrivessi il primo verso di questo inno in capo al libro che parla di lei, perché fosse confessata e nota la consolazione e la gioia di Dio. La ragione della sua costante, perfetta, intima letizia di questo Dio uno e trino che vi regge e ama, e che dall'uomo ebbe tante ragioni di tristezza. Attenzione a questo che sto per leggere adesso: la ragione per cui perpetuò la razza anche quando alla prima prova si era meritata di essere distrutta, la ragione del perdono che avete avuto. Qui Gesù la dice grossa. Io chiaramente sottoscrivo non al 100%, al 400%, perché veramente Maria Santissima è qualche cosa di spettacolarmente bello e grande, nessuno se ne può adeguatamente rendere conto. Io sto dicendo che la ragione per cui non è stata sterminata la razza umana era perché Maria ancora non era nata. Cioè, quello che abbiamo letto, che lei stava con Dio a creare l'universo, evidentemente non, anche il libro dei Proverbi certamente non avalla la dottrina platonica della preesistenza delle anime, ma la Madonna era presente come pensiero di Dio, così come anche noi siamo stati pensati, questo lo scrive San Paolo, da prima della creazione del mondo, d'accordo? Ma non come realtà già viva, perché l'anima non viene creata se non quando si forma lo zigote, non c'è prima. E questo ci fa anche comprendere la dignità e l'importanza del nostro corpo. Noi non siamo puri spiriti, noi siamo uomini, per cui la fede cattolica sana e santa dà grande risalto al corpo umano, non per farne un idolo, un oggetto di seduzione o di godimenti, goderecci bassi e molto molto piccini, diciamo così, di questa vita, ma cioè,
anche se dopo la morte ci sarà una condizione di separazione temporanea dell'anima dal corpo, io non sono un puro spirito. Cioè la mia anima vive come forma sostanziale del mio corpo. Quindi la Madonna non c'era ancora, perché non c'era il corpo di Maria, nel tempo ancora non era stato creato. E quando sarebbe dovuta nascere Maria? Molto più avanti di Adamo ed Eva. E allora? Se si stermina la razza umana, Maria non si vede più. E allora non si stermina. Ancora. E il perdono. Il perdono. Cioè, noi tante volte, penso che tutti facciamo questa considerazione, che in primis devi trovare noi come soggetti. Chiedere al nostro Signore, dice, senti un po', Signore mio, come fai ad avere tanta pazienza con me? Questa è la prima cosa che dobbiamo sempre chiederci tanti al Signore. Come fai? Come fai? Io da mo' che mi sarei stufato, che mi sarei buttato al fiume, insomma, no, per tante questioni. Ecco, questo è il primo step. Poi il secondo step, come fai ad avere pazienza con gli uomini, col mondo, con tutto quello che vediamo? Poi il terzo step, come fai ad avere pazienza anche con i tuoi prediletti, con i figli della Chiesa, con certi uomini di Chiesa, con certi consacrati e consacrate, che tutto sembrano meno che consacrati e consacrate. Come fa? A perdonare anche delle cose. La ragione del perdono che avete avuto. Se la Madonna prega, per questo che dice così importante l'Ave Maria, prega per noi peccatori, Dio con di farla contenta, perdono te lo dà, la conversione te la dà. Per vedere, l'abbiamo letto nelle puntate precedenti, lo sfavillante riso della Vergine. Parola della Santissima Trinità, insomma, quindi. Allora, salto due o tre pagine, dove ci sono alcune dissertazioni del Cardinal Bea di venerabile memoria, ma ci porterebbe molto al di là di quello che vogliamo appunto noi approfondire in questo ciclo di catechesi. Vediamo che Gesù, parlando alla veggente, ha voluto esporre le ragioni per le quali Dio possedette Maria all'inizio delle sue opere, fin dal principio avanti che fosse fatta la terra. Queste ragioni sono quattro. Primo, perché fosse contemplata la consolazione e la gioia di Dio. È impressionante sentire questi termini. La consolazione vuol dire che Dio sta in stato di sofferenza. Sì. Come non lo possiamo sapere? Origene la chiamava la Passio Caritatis, la passione della carità. Ma chi c'ha bisogno di consolare chi sta male? Di essere consolato chi sta male? E chi è che ha fatto sta male all'Altissimo? Io, purtroppo. Io mi farei ammazzare piuttosto che dover dire una cosa di questo genere, ma purtroppo io ho fatto stare male l'Altissimo, sicuramente al 100%, e mica una volta sola. Quindi dentro questo io ci dobbiamo mettere tutti noi. Tutte quante le volte in cui purtroppo ci siamo allontanati da tante cose, la nostra anima diventa brutta e noi stessi diventiamo brutti, perché quando facciamo il male diventiamo brutti, diventiamo antipatici, diventiamo odiosi a volte, non amabili per niente, siamo addirittura un tedio, un peso a noi stessi. Penso che tutti abbiamo vissuto qualche volta, almeno nella vita, queste cose qui. Quindi io purtroppo, mi farei ammazzare, ma purtroppo qualche dolore all'Altissimo glielo ho dato. Chi lo consola all'Altissimo? Chi è che non ha mai dato un dolore all'Altissimo? La Madonna! E la gioia di Dio, chi è l'unica che ha consentito all'Altissimo di vedere? Perché Dio le opere le fa perfette, ma siamo noi che dopo facciamo un disastro che finisce mai. In tutto è così. Io vi ho detto qualche domenica fa, la fame nel mondo, per cui la gente bestemmia. Ma che te bestemmi? Se Dio fosse sì buono non morirebbero i bambini di fame. Ci sono 3 miliardi e 200 milioni di persone che sarebbero sfamati con gli sprechi che facciamo noi del cibo, non soltanto di tutto il resto, che se consumassimo un pochino di meno in tante questioni, spegnessimo un po' di luce in più o cose del genere, ci ammazzerebbero i soldi per fare un sacco di elemosine, anche se uno non ce l'ha, se non ce l'avesse ammesso, poi non ce l'avesse, non ce credo, perché mi ricordo, insomma,
qualche domenica dell'anno scorso, di qualche tempo fa, avevo un ospite andato in un luogo qui nel litorale pontino, cioè in due. Non siamo trovati un posto a sedere in tutto ciò, dico, mamma, abbiamo girato 500 ristoranti, ma dove sta sta crisi qua? Diceva la gente, tutti quanti, che stavano tutti quanti senza una lira. È stato tutto a pranzo al ristorante la domenica, non ce l'ha mai a pranzo al ristorante la domenica, ma com'è sta cosa? Quindi, per dire, no? Quindi noi purtroppo siamo brutti, siamo diventati brutti. Hanno fatto un sacco di guai, la Madonna no. La Madonna ha dato la gioia, quindi la fame nel mondo ce la mettiamo noi. Ogni volta che vediamo qualcosa che non va, qualche cosa di male, di brutto, di non bello e di imperfetto, è tutta roba nostra, solo nostra. E qual è la dimostrazione? È Maria. È Maria. Perché Maria non gli ha dato a Dio la gioia di andare a vedere quanto è bella vederla offuscata, vederla rovinata. Non gliel'ha dato questo dolore. E questo non è una cosa che lascia insensibile l'Altissimo. Non lo lascia insensibile, a quanto noi sappiamo. Maria fu perciò la prima e più grande consolazione, la prima e più grande gioia per Dio dopo Cristo. Seconda ragione, perché fosse la ragione della costante, perfetta, intima letizia di questo Dio uno e trino, che vi regge e ama e che dall'uomo ebbe tante ragioni di tristezza. Volesse il cielo, preghiamoci tutti, ci prego io, ci preghiamo anche tutti noi, volesse il cielo che noi potessimo avvertire nell'anima quanta tristezza abbiamo dato all'Altissimo. Che è una cosa proprio brutta, 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 brutta. Che dovrebbe addolorarci tanto, tanto, tanto. Maria fu la prima letizia di Dio. Letizia costante, perfetta, intima. Cioè costante senza alcuna interruzione. Cioè, ogni volta che Dio, diciamo così, secondo il nostro modo di pensare, guardava verso Maria, stava sempre contento, vedeva sempre la perfezione assoluta. Non c'era il pericolo. Chi di noi in grado di qualche, cioè, chi di noi in qualche giornata, ogni volta che stasera si va a letto, per quanto uno ci provi, per quanto uno si sforzi, la divina volontà, tutto quello che uno vuole, ma almeno per me è così, cioè, dice, sì, però questo oggi non ha funzionato, quest'altro oggi non ha funzionato, questo poteva fare meglio, quest'altro poteva, cioè. E con tutto il dolore possibile e immaginabile, perché uno si può pure provare, ma non ce la fa. Così non era in Maria. Costante, senza alcuna interruzione. Perfetta, senza il minimo difetto, anzi perfettissima. E che buono a... Cioè, noi dobbiamo tendere alla perfezione, per carità. Gesù ci ha detto siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Non ci ha detto siate Superman e fate i pavoni e così vi sentite Padre Eterno in terra e poi disprezzate gli altri. Non è questo il senso in cui Gesù dice questa cosa qui. Invece tendete alla perfezione, perché la perfezione della carità, la perfezione delle virtù, ecco, che è una cosa bella e che non ti fa sentire il Padre Eterno in terra, ma ti fa sentire l'ultimo di tutti, perché alla perfezione non si arriva senza grandi grazie dell'Altissimo, e le grazie dell'Altissimo ce le dà comunque gratis, non ce le possiamo meritare. E poi intima, la ragione della costante perfetta è intima, letizia di questo Dio, intima, non superficiale. La Madonna era l'intima dell'Altissimo e l'Altissimo era intimo di lei. L'intimità con Dio, che è la quintessenza della vita interiore, eh. Cioè, io sto raccomandando a tutte quante le persone, dice, ma io voglio fare un cammino spirituale, voglio tendere alla santità, che cosa devo fare? Dico, la messa va bene, perché è la cosa più importante di tutti, il rosario va bene, la confessione, i sacramenti, tutto bene. Non tutto bene, sono le cose più importanti, però trova il tempo per dedicarti
ad un contatto intimo, personale, profondo, sincero, a cuore, spontaneo con Gesù. Se non uno tutte queste cose ultra santificanti con il rischio di diventare operazioni rutinarie, meccaniche, che poi ti santificano piuttosto granché. Non perché la messa, non basterebbe una messa vissuta come Dio comanda per diventare il più grande santo, il più santo, il più strepitoso che esista mai. E sappiamo che purtroppo non abbiamo mai vissuto una messa in questo modo. Ecco. Quindi, ma per la nostra deficienza. E questo essere così di Maria, quindi Letizia di Dio, fu talmente grande da compensare le tante ragioni di resistenza che gli ebbe dall'uomo. Cioè noi dobbiamo stare in eterno in ginocchio a ringraziarla la Madonna per quello che ha fatto per noi. Fu la ragione, terza ragione, qui si sta facendo un commento dettagliato, per cui perpetuò la razza umana, anche quando alla prima prova si era meritato di essere distrutta dal paradiso terrestre. E dice Gesù qui nell'Evangelo 5,9, avere Maria che lo amasse, Dio. Oh, ben meritava creare l'uomo e lasciarlo vivere e decretare di perdonarlo per avere la Vergine bella, la Vergine santa, la Vergine immacolata, la Vergine innamorata, la figlia diletta, la madre purissima, la sposa amorosa. Qualcuno dice che ha creato a fare Dio l'uomo sapendo che alcuni avrebbero peccato, sapendo che molti se ne vanno all'inferno, dice, che l'ha creato a fare per vedere la perfezione creata assoluta. Ottima ragione. E quella perfezione creata assoluta ha un nome, si chiama Maria. Tanto e più ancora vi ho dato e vi avrebbe dato Dio pur di possedere la creatura delle sue delizie, il sole del suo sole, il fiore del suo giardino. E tanto vi continua a dare per lei. La Madonna lo ferma il braccio dell'Altissimo. Poco fa, il 19 settembre, era l'anniversario dell'apparizione della Saletta. Non posso più trattenere il braccio dell'Altissimo. Ma quante volte lo trattiene quel braccio? Quante volte? Tanto gli continua a andare per lei, a richiesta di lei, per la gioia di lei, perché la sua gioia si riversa nella gioia di Dio e l'aumenta, bagliore che empiono di sfavillì di luce, la grande luce del paradiso. Ed ogni sfavillio è una grazia all'universo, alla razza dell'uomo, e beati stessi che rispondono con un loro sfavillante grido di alleluia ad ogni generazione di miracolo divino creato dal desiderio di Dio Trino di vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine. Cioè, sentire queste parole, cioè, io ogni volta che le disento le so a memoria, le potrei quasi ridire a memoria, ma ti scorre un brivido proprio profondissimo nella schiena, creato dal desiderio del Dio Trino di vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine. Immaginare la Madonna che sorride a 32 denti quando vede Dio che fa una grande grazia, una grande conversione, non lo so, ritira un flagello, non lo so che combinano lì in paradiso, non lo so, ecco, però cerco di, in qualche modo, cerchiamo tutti di farcene una minima rappresentazione attraverso queste cose. La quarta ragione, perché Maria deve essere la ragione del perdono che avete avuto. Attenzione, Quindi oltre ad essere stata la ragione che indusse Dio a risparmiare l'umanità dalla distruzione meritata con la colpa, la Vergine fu anche la ragione del perdono concesso all'umanità colpevole. E qui sentiamo ancora Gesù, sempre l'Evangelo. Dice Gesù, la mente suprema che nulla ignora, prima che l'uomo fosse, sapeva che l'uomo sarebbe stato di se stesso ladro e omicidia, e omicida. Di se stesso omicida, un pazzo e un ladro, cioè si è andato a rubare, capito, che follia, la gioia che avrebbe dovuto avere se l'è sottratta da solo, un pazzo proprio. Cioè, se noi vedessimo, cioè, l'orrore che è successo lì nell'Eden, la follia allo stato puro, ma inorridiremmo. Stessa cosa se vedessimo quello che combiniamo noi quando facciamo qualche guaio, ma proprio da inorridire. E poiché la bontà eterna non ha limiti nel suo essere buona, prima che la colpa fosse, pensò il mezzo per annullare la colpa, il mezzo io,
sta parlando Gesù, lo strumento per fare del mezzo uno strumento operante, Maria. Guardate che parole, cioè qui come stavo fino alle 4 della mattina a commentare. E la Vergine fu creata nel pensiero sublime di Dio, nel pensiero sublime, attenzione, di Dio. La capacità di nostro Signore anche di portarci un po' a fare questi viaggi eterni, insomma, nella mente divina che fa queste cose, insomma, che ci trascendono, che sono grandi, sono, no? Tutte le cose sono state create per me, figlio diretto del Padre, ma io dovevo essere carne oltre che spirito. Carne per salvare la carne, carne per sublimare la carne, portandola al cielo molti secoli avanti l'ora. Attenzione, perché la carne abitata dallo spirito è il capolavoro di Dio. Cioè gli angeli sono più grandi di noi, ma fare che uno spirito abiti una carne, un'anima razionale, non come la piccola anima, e come dire, non spirituale, non razionale, che hanno gli animali, che si può chiamare convenzionalmente l'anima immateriale, ma gli animali non parlano, gli animali non sono realmente liberi, gli animali non amano con amore di carità, gli animali amano con amore affettivo, gli animali non vedranno mai Dio, d'accordo? Per cui ho detto e ribadisco, perché qualcuno non capisce molto bene, in paradiso secondo me gli animali ci staranno, ma non perché loro godono di Dio, ma perché le perfezioni che Dio ha messo in ciascun animale possano essere contemplate dai beati per tutta l'eternità, d'accordo? Ed è molto sicurissimo, anzi, per quanto mi riguarda, che siccome noi siamo i principi della creazione, torneremo ad esserlo quando saremo glorificati, gli animali godranno come possono attraverso noi, il contatto, qualche cosa, insomma, sicuro. Per quanto mi riguarda, questo no. Idee, sono ipotesi certamente, ma comunque che la carne abitata dallo spirito è il capolavoro di Dio, cosa che è stata affermata autorevolmente e ampiamente dai padri della Chiesa, basti per tutti un Sant'Ireneo, caro Cardo Salutis, e la carne abitata dallo spirito è il capolavoro di Dio, per essere stato fatto il cielo. E prosegue Gesù: per essere carne avevo bisogno di una madre, e per essere Dio avevo bisogno che il Padre fosse Dio. Ecco allora Dio crearsi la sposa e dirle, vedendo l'errore con la E maiuscola e mirandola senza errore con la S e con la E maiuscola: vieni a me tu che cancelli l'amarezza della disubbidienza umana, della fornicazione umana con Satana, espressione anche questa spettacolare, e dell'umana ingratitudine. L'umana ingratitudine è una cosa che fa accapponare la pelle, una delle cose più brutte che possa esistere. Io quando sento Gesù parlare dell'ingratitudine, basti pensare a Santa Margherita Maria Lacock, e quindi le relazioni sul Sacro Cuore, chi la conosce, la Piccarreta, gli scritti di Cero, l'ingratitudine umana. Lo sentiremo in uno dei Vangeli delle prossime domeniche, qualche giorno fa c'è scritto una omelia, no? 10 lebbrosi guariti, torna solo uno a dire grazie. Pazzia, proprio lo stato puro. Poi la fornicazione umana con Satana, è bruttissima questa espressione. Cos'è il peccato? Fornicare con Satana. Sappiamo cos'è la fornicazione, è la congiunzione carnale. Orribile questa cosa qui. Tu cancelli l'amarezza della disobbedienza umana, la fornicazione con Satana, l'umana ingratitudine. Io prenderò con te la rivincita su Satana. E tutti quanti sanno quanto Satana odia la Madonna. E come dice San Luigi Maria Monfort, un odio ancora più grande di quello che c'ha verso Gesù Cristo. Non perché la Madonna sia più grande di Gesù Cristo, ma perché il diavolo rosica, che è stato appunto messo KO da una pura creatura, da una di noi. Perché proprio ha messo KO il verbo incarnato, Satana è stupido, d'accordo?
perché lo sa che con Dio non può competere, è stupido perché ci compete lo stesso, ma cioè, lo conosce benissimo, cioè, lo conosce molto bene, ma che sia fatto secco da una creatura inferiore a lui per condizione, per dignità, per intelligenza e per potenza, questo lui proprio non, la sua superbia non lo può proprio tollerare. E non è certamente un caso che questi tempi disgraziati che stiamo vivendo sono stati affidati a Maria. Noi siamo sotto la profezia di Fatima, come disse Benedetto XVI l'ultima volta che ci è andato, il Papa Emerito, quando era ancora Papa, però la profezia di Fatima non è ancora finita. Certo che non è finita. Il mio cuore immacolato trionferà. È la Madonna che sta fronteggiando in questi tempi duri, difficili, l'antico avversario. Ed è la Madonna che gli schiaccerà la testa. Sempre lei. Chiudo con questa ultima espressione bellissima di Gesù: fischia, o Satana, nel tuo liquore mentre ella nasce. Questa pargola ti ha vinto. Prima che tu fossi il ribelle, il tortuoso, il corruttore, eri già il vinto, e lei è la tua vincitrice. Come diceva San Massimiliano Maria Colbe, lei la testa, Satana gliela schiaccia. Gliela sempre schiacciata e sempre gliela schiaccerà. E chi vive vicino in comunione con Maria sia tranquillo che Satana gli potrà far fastidio, gli potrà tentare, lo potrà tormentare, può fare tutto quello che vuole, ma se si rimane uniti alla Madonna con una devozione ovviamente autentica, sincera, non formale o esteriore o cose del genere, la testa a quella serpe maledetta e malefica, presto o tardi, schiacciata, comunque e dovunque gli sarà. Beh, ci aggiorniamo la settimana prossima, do la mia benedizione a tutti, una buona domenica, soprattutto un buon sabato, domani è il primo sabato del mese, un bel sabato con Maria, e Dio vi benedica e appunto la Madonna vi protegga. Alla prossima, Ave Maria.